Allora si presentano in due, vi preghiamo di non passare lì dove c'è quel cavalletto perché stanno facendo un video che finirà in tutti i canali Rai dove uno di questi due performer è già stato, ma ce lo racconterà lei, ce lo racconti te se vuoi. Devo dare un microfono anche a lui, un attimo a Sì, lui. a tutti e due, sì, parità di sessi questa Ok, allora. Attenzione, facciamo un grande applauso ai due esponenti della stand-up comedy di questa sera, Francesca Big Bonollo e Nicola Poesello. A voi il microfono. Allora ragazzi, faremo un grande esperimento, è stand-up comedy di coppia, è realmente la prima volta che lo facciamo in Italia, l'abbiamo già fatto a Praga, però lui non parla inglese perché in Italia, a Praga lo facciamo in inglese, quindi lui non capisce quello che io dico a Praga, L'abbiamo fatto quindi all'inizio. anche all'inizio sì, però comunque sempre in inglese e tu non capivi niente perché non parli inglese. Strana che io lavoro anche a Praga senza sapere l'inglese cieco, perché È non vero. sapere, ho 44 anni, sono 20 anni fuori corso dall'università della vita, un anno sono iscritto all'Erasmus, anche mi sono iscritto all'AIRE perché è obbligatorio, se volete scappare dall'Italia, vi raccomando non fate italiani fuori, iscrivetevi all'AIRE perché le finanze lo È vero. ricordano. Comunque la gente È una generalmente storia vera. preferisce lui a me, quindi porto lui perché sta più simpatico con lui. Dovete sapere che Nicolò è un campione di kayak, ha vinto le nazionali italiane di kayak. Facciamogli Un un grande applauso! È dal 91 che non faccio altro. applauso! E lui dice che la sua canoa è come una grande canovagina, ok? Non sto scherzando, vero Nicolò? Bellissimo. Canovagina, e lui passa tutta la giornata all'interno di questa grande canovagina e rema, rema, rema. E mi dice: sai, Francesca, anche tu hai una canovagina, solamente che la tua è più piccola Piccolina. e io preferisco la canovagina grande, giusto, Nicola? Cano vagina. Esatto, cioè lui mi dice: guarda, cioè la tua canovagina non mi porta da nessuna parte, invece quella grande è un mezzo di trasporto, quindi è più eccitante, giusto? Sono verità, sono verità. Comunque, da poco ho scoperto che in realtà ho detto una stupidaggine, perché lui non va in canoa, ma in kayak. Tu sai la differenza tra una canoa e Kayak è una parola che fa più figo. quasi, quasi. Nicolò, vuoi spiegarlo tu? Sapete la differenza tra canoa e kayak? Ecco, Perché la cosa dillo tu, Nicolò, insolita dillo tu. che in Italia la canoa e kayak la chiamano canottaggio, vai all'estero, sanno la differenza, Nessuno lo sa. In canoa si sta seduti, in kayak si sta sdraiati col mezzo busto. Più o meno, No, più o neanche. meno. Allora, la canoa è tutta aperta, Slabrata, slabrata. mentre il kayak è praticamente chiuso, hai un È fucsietto. immaginabile. È bello stretto. E indovinate cosa preferisce Nicolò? Il kayak. Quindi ho qualche speranza anch'io, insomma, no? Ecco, comunque, vi raccontiamo un po' la nostra storia. Nel 2014 io vidi Nicolò in un bar come questo e gli chiesi: Nicolò, vuoi metterti con me? E lui mi Un rispose: bar omosessuale. è vero, lui mi Fluido, bar rispose, fluido. sì, vado a fare un giro in canoa, ok? Nel 2015 io gli dissi: guarda Nicolò, è finita, ma cioè seriamente è finita per sempre questa storia, ok? E lui mi rispose: Va bene, ora ti faccio il canoa. allora, nel 2020 voi sapete tutti che c'era il lockdown, eravamo in casa tutti a masturbarci Voi eravate in casa. pensai perché no? E chiamai Nicolò e gli chiesi: Nicolò, vuoi tornare insieme a me? Sì. Vado a fare un giro in canoa. Fare no. Ecco, che non era poi così facile perché ai tempi cioè, c'era la polizia che lo seguiva con i droni, ma lui andava lo stesso. Allora, ragazzi, Allora, popolo di Padova, vi chiedo cosa mi dirà Nicolò nel 2025, quando lo mollerò? Quindi abbiamo risolto tutto. Comunque dovete sapere che lui, quando fa sesso con me, indossa sempre una maglietta. Nicolò, mostra un po'. Ce l'ha, ce l'ha. Allora, gliel'è dato gratis a lavoro e c'è scritto volontario. Allora, io voglio sapere, ma Nicolò, tu fai sesso con me perché sei un volontario o perché ti piace veramente? Perché la maglietta azzurra! Ecco, questo era meglio non saperlo, ma il tuo ragazzo, anche lui indossa una maglietta con scritto volontario quando fate sesso? No.
Madonna, che fortunata che sei. Comunque ragazzi, tutte storie vere. L'altro giorno finalmente lui mi ha fatto il primo complimento. Mi ha detto, Francesca, che buon profumo. Ecco, e cosa mi hai risposto? Cosa hai comprato questa nuova carta igienica? Cioè praticamente avevo comprato una nuova carta igienica, quella costosa al supermercato, e lui stava parlando della carta igienica profumata. È una storia vera. Ecco, e poi l'altro giorno gli ho fatto un complimento perché appunto io avrei voglia di fare sesso e quindi ho fatto un tentativo, gli ho detto, Nicolò, che belli occhi azzurri che hai, e lui non mi ha risposto proprio così, ha detto, gnascia, ne ho verdi, cioè, ma che cazzo se ne frega, io voglio strombare, cioè, anche se il colore non è molto importante, no? E comunque, cioè, Nicolò ha queste super mani callose, guardate un po'. Ecco qua, qualcuno vuole toccarle, vuoi provare a toccarle? Sono veramente durissime, no? Cioè, pensate come mi posso sentire ogni volta che tocco queste mani e penso che non sono dure perché ha fatto fatica per fare petting, sesso con me, ma va, cioè sono dure per la canoa e oramai la mano è l'unica cosa dura che gli rimane. No. È la verità, cioè una storia reale. E dovete sapere che Nicolò è anche la reginetta del karaoke. E cosa canti al karaoke? Vai, canta un po'. Sei in serata, vai. I'm a Barbie girl in a plastic world. Allora, forse qualcuno di voi avrà visto, vi ha fatto cagare, vero, il film di Barbie, sì? Sì. Ecco, questa è realmente la maglia di Ken, però lui non si sente Ken, lui si sente la Barbie. E lui, guardate anche i capelli, lui è convinto che io sono Ken e che lo mantengo e che lui vive in questo mondo perfetto di plastica dove lui è la Barbie canoa. Ma non c'entra con la canoa quella parola kinak. Significa cavaliere, significa cavaliere. Comunque l'altra canzone che Nicolò canta è Fisico bestiale di carbone. Vai, canta. Ci vuole un fisico bestiale. Capirete bene perché. Ma se la conoscete. Ha veramente un fisico bestiale, cioè ha dei muscoli pazzeschi. Nudo. Ed è questo il problema tra me e lui, che lui va in palestra e fa così. Io invece penso a fare così. Quindi c'è un conflitto di interessi, giusto? Esatto. Comunque dovete sapere che Nicolò ha un nuovo hobby, che è quello di parcheggiare la macchina vicino ad altre macchine che assomigliano alla nostra e poi sta fermo ad aspettare che io cerco di aprire le altre macchine. È la realtà, cioè. Sei migliore! E poi dovete sapere che noi siamo una coppia aperta a doppio pacco. Sapete perché? Perché lui mi lascia tradirlo, non è geloso, però io non lo tradisco mai perché non trovo mai qualcuno con cui vale la pena, quindi qua nessuno ciava. Coppia aperta a doppio pacco! Ehi, un applauso. Grazie. Siamo una coppia meravigliosa, altro che Catavianello qua. E comunque, volevo continuare raccontandovi il fatto che Nicolò è un igienista. Infatti lui si eccita quando io vado a lavarmi le mani. Anche tuo ragazzo si eccita quando ti lavi le mani? Chiedilo a lui. Ti eccite? Quando si lava qualcos'altro. Anche tu sei già più normale, invece io purtroppo ho questa grande sfida che lui proprio se vado in bagno incomincia proprio a venire e praticamente l'altra sera stavamo facendo sesso, ok? Lui aveva il cazzo duro, veramente, non così ma quasi, più o meno così, no? Ecco, io era il momento più bello della mia vita, finalmente dopo tutte queste cavolate riusciamo a concludere, a un certo punto Nicolò mi ha detto lavati le mani, mi ha mandato in bagno a lavarmi le mani. È serio? E quando sono tornata indietro, lui stava già dormendo! È la realtà, però è successo di peggio, che io e Nicolò siamo andati in un locale per scambisti, sapete, no? E è arrivato un bellissimo ragazzo da me e mi ha leccato la guancia. E Nicolò... Era un locale gay, sì, vabbè, insomma, anche i gay vogliono ciavarmi meglio di così. Ecco, e praticamente Nicolò si è incazzato, che lui è tanto pacifico, ha detto, tu cosa fai la mia ragazza? E lui gli fa, ma sei geloso? E Nicolò gli ha risposto, sono igienista. Cioè lui era preoccupato dei virus e dei batteri sulla saliva, non gli fregava niente per il resto, sai. È iniziato a leccare. Un applauso ai batteri! E poi Nicolò non vuole limonare con me se ci sono bambini presenti. Io prima ho visto un bambino qua, sei andato via, spero. Sei andato via. Cioè ogni volta che voglio limonare con il mio ragazzo compaiono dei bambini come nel film di Shining, che non riesco mai a limonare. Bambino? È tremendo. Però
novità, Nicolò ha iniziato ad usare Duolingo. Sapete cos'è Duolingo? Usate Duolingo? Allora, è veramente una tragedia, perché passa tutta la giornata con questo titin, e da questo capisco che non stiamo trombando, come al solito, però soprattutto l'altro giorno gli faccio: Nicolò, come va con Duolingo? Lui è mi ha detto... Classifica. Ecco, io ho chiesto, ma contro chi? Ah, un bambino di 7 anni. Cioè lui stava lottando contro un bambino di 7 anni per essere il primo in classifica su Duolingo. Una storia vera. E insomma, ragazzi, stiamo cercando di avere un bambino. Un applauso. Un applauso. Non esiste una cosa meno sexy di questa per un uomo, ma dovete sapere che io ho 40 anni, sono la più vecchia stasera, e gli ovuli della donna hanno l'età della donna, quindi i miei ovuli hanno 40 anni. Lo sperma di Nicolò ha 72 ore, proprio fresco, ma non è neanche un tuo boy, è proprio un baby sperma, no? Allora, voi immaginate come si sente lo sperma di Nicolò quando incontra il mio ovulo di 40 anni e sa che entrerà dentro e non ci uscirà mai più, peggio di un film horror. Sarà per questo che Nicolò non riesce a mettermi incinta! No, dovete farlo in canoa! Oh, grande! Hai ragione, questa è una buona idea. No, seriamente, un'altra delle cose che diciamo sempre è la canoa con il morto. Cioè lui dice che mi porta in canoa e io sono morto, cioè praticamente il peso morto. Vero, Nicolò? Ecco, questo è tutto vero. Come mi cago il morto? Quindi, ragazzi, allora vi dico questo, cioè io mantengo Nicolò e tutti mi dicono che sfortunata che sei. Però dovete sapere, lui mangia solo albumi, tipo sborro, tutto il giorno. Buono. E poi, come un cane, gli compro un pacco gigante di patate da 10 kg e i vestiti alla Lidl. Ma quanto cazzo fortunata sono! Cioè, tu, per la tua ragazza, Louis Vuitton, no? Champagne, ostriche, quanto spendi per la tua ragazza? Burgerking! Anche tu la Lidl, cavolo, sei fortunato. Comunque tutti mi invidiano per questa cosa. Sono fortunatissima. Burgerking! Anche tu, Burgerking. Allora niente, nessuno qua ha comprato la borsa Louis Vuitton alla fidanzata, solo Jacopo. Vabbè. Comunque, volevo dirvi che una volta nella vita Nicolò ha avuto un lavoro, sembra incredibile ma è successo anche a lui. Ha fatto il gattaro, e tutti erano convinti che lo facesse perché faceva sesso con la bellissima signora in carriera che aveva questo gatto. Però no, Nicolò non mi ha mai tradito. Sì, ma. Allora pensavano che lo facesse perché questa signora cucinava per lui. No. E invece, cioè, prendeva solo 10 euro, quindi non potevano essere nemmeno i soldi. Perché Nicolò faceva il gattaro? Per stare 2-3 ore da solo in una bella casa senza me e sua madre che gli rompevano i coglioni! Un applauso. Un applauso agli altri che ti stavano intorno! Sì! E poi, voglio anche raccontarvi che c'è un motivo per cui io sto con Nicolò. Nicolò mi ha fatto una telefonata sul numero fisso. Tu hai mai ricevuto una telefonata dal tuo ragazzo sul numero fisso? Non ce l'ho. Ma questo non lo conosco. Cioè, oramai il numero fisso non esiste. Cioè, nessuno fa una telefonata. Cioè, il punto è, prima c'erano solo i telefoni a casa, no? Io tipo quando ero bambina stavo tutto il pomeriggio a casa ad aspettare una telefonata che non arrivava mai. Ti ricordi quando facevamo il numero così? Esatto, poi sono arrivati i cellulari, ma non avevamo i soldi e facevamo gli squilletti, no? Vi ricordate? No. Voi siete tutti troppo giovani. Ecco, quando io avevo la vostra età c'erano gli squilletti, no? Adesso c'è WhatsApp, le telefonate sono tutte gratis e nessuno ti chiama. Il Nicolò mi ha fatto una telefonata! Questo amore. Un applauso! Insomma, cioè ragazzi, io non volevo mettermi con Nicolò perché sono infomane, mi piace fare sesso e sapevo che sarebbe arrivato il giorno in cui io avrei avuto voglia di fare sesso e Nicolò no. Quel giorno è oggi. Nicolò, hai voglia di trombare stasera? Sì. Oddio, mi avete portato fortuna, non ci credo, vi mando un video dopo, non ci credo. E tutti i miei ex invece erano infomani come me e dicevano: guarda, io non posso fidanzarmi con te perché poi magari esci e lo tradisci, no? Ecco. E insomma, loro sono fidanzati con una ragazza frigida, calma, ed escono e mi dicono: dai, tradisci Nicolò con me. E io gli dico: ma col cazzo, potevi pensarci prima, perché si parla male della propria moglie. Nicolò è mia moglie e io non la lascerò mai. Insomma, concludo dicendovi che siamo come la luna e il sole e quindi
quindi insomma quando lui è in canoa io sto dormendo, quando lui è in palestra io sono a divertirmi e quando io voglio di ciavare mi sta già dormendo, quindi non litigheremo mai. E concludo, per tutti questi motivi che vi ho elencato, chiedendo a Nicolò di sposarmi, ma siccome non sono banale come un uomo, al posto di usare un diamante ho deciso di usare un cock ring. Allora Nicolò, te lo chiedo. No, vabbè, questo momento è, aspetta. Vuoi scoparmi? Tutto questo preambolo per arrivare a questo. Ecco, allora, Nicolò. No, ma io devi mettere. Sì, sì, no, serio, è il momento, era il momento che aspettavate tutta la sera. Oh. Allora, te la senti. Vai, Nicolò. Sì. Ok ragazzi, per stasera è finita, grazie! Una bellissima storia che mi ricorda la storia mia con il mio ex Filippo Rizzo.